Ciao ragazzi, allora ieri abbiamo fatto queste bamboline, ha avuto l'idea Aurora, si chiamano Teru Teru Bozu e sono delle bamboline giapponesi per sconfiggere la pioggia, visto che era tanto che pioveva, allora abbiamo deciso di farle, ne abbiamo fatta una per ognuno, quindi ci siamo io, Aurora, Sammy e Charlie. Adesso vi faccio vedere, allora questo è semolino. No. Sì, questa è Aurora, la disegnate lei, questo qui sono io con la barbetta, ma alla fine c'è il top del top che è Charlino, guardate che faccia che gli ha fatto con il bocchino aperto con i dentoni, fantastico Charlie. Allora, sembra che hanno funzionato perché comunque era 2-3 giorni che pioveva e adesso oggi sembra tornare il sereno, come vedete c'è il sole. Allora, queste bamboline sono un po' delle bamboline amuleto che risalgono un po' a tantissimi anni fa, i contadini giapponesi li utilizzavano appunto per allontanare i periodi di pioggia e li appendevano sotto la gronda del tetto. Ma adesso vengono più che altro utilizzati dai bambini e vengono fatte con questa carta o stoffa con all'interno una pallina oppure altra stoffa e carta e vengono appesi o alla finestra, alcuni le appendono anche all'interno dell'ombrello e dovrebbero aiutare appunto a tenere lontana la pioggia, insomma. Lo spirito della pioggia. Lo spirito della pioggia. Ma sembra che abbia funzionato, eh? Sì. Facciamo servizio anche al vicinato. Allora ragazzi, mettiamo due quadretti che mi ha dato mia mamma, me l'ho regalato un pittore che conoscevamo ai tempi, adesso sto signore non c'è più purtroppo, e mi ha regalato questi due quadretti carini, li mettiamo qua nello sgabuzzino così almeno fanno un po' di arredamento anche qua, perché visto che ci appendiamo la cosa, le cose e il muro un po' brutto, così vanno anche a coprire un po' le imperfezioni del... Vedete? Sono due quadretti così e dietro c'è la dedica a me, a Stefano. Adesso mettiamo qui su anche l'altro. Allora ragazzi, li abbiamo messi. Ah, c'è il Monte Fuji? Sì, questo qua di destra, Aurora, dice che assomiglia a Monte Fuji, che gli piace il Giappone. E... No, non so che cos'è, che monte sia quello di Buo. Non lo so. Comunque sono carini, dai. Allora ragazzi, adesso andiamo a appendere fuori dalla porta perché ce l'avevamo appeso in casa, però non va bene lì perché apriamo troppe volte la finestra. Questo qui che è una campanella di vetro giapponese, si chiama Furin e serve a, come auspicio di buona fortuna, quindi quando c'è il vento questa campanella suonerà in questa maniera qua e dovrebbe portare fortuna nella casa, speriamo che ne porti tanta. Adesso la vado a appendere fuori. Bene ragazzi, adesso andiamo a appenderla qui. Abbiamo la stina. È ora di pranzo, vado a prepararmi una zuppa di zucchine, patate e lenticchie. È molto semplice perché sapete che qua le ricette non sono complicate, anzi. Allora, comincio con lo schiacciare uno spicchio d'aglio. Aggiungo un pochino d'olio. Attacco il fornello. E vado a tagliare una piccola patata perché mangio da sola, quindi a pezzetti piccoli. Aggiungo anche una zucchina. Metto qualche foglia di salvia fresca e poi copro con l'acqua. E lascio cuocere con il coperchio a fiamma bassa per 10 minuti. Bene, sono passati 10 minuti, ora vado ad aggiungere le lenticchie, io utilizzo queste qua decorticate, e poi aggiungo un po' di passata di pomodoro. Ora lascio cuocere per altri 10 minuti.
Ecco fatto, pronto, ho impiattato, e ho aggiunto del sale prima di impiattare, quindi il sale lo metto a fine cottura e adesso non mi resta che andare a pranzare. Buon pranzo a tutti! Volevo farvi vedere cosa ho acquistato ultimamente da Inns, della marca Eco 10. Ho comprato questo spray cura mobili Nutre Protegge. Allora, questo l'ho preso per il piano della cucina perché, essendo in legno, io solitamente utilizzavo il multiuso, però mi sono resa conto che utilizzando il multiuso poi mi tocca dare il protettivo sul legno più spesso, quindi voglio provare a utilizzare questo, tanto comunque il piano della cucina non uso, cioè non ci poggio su del cibo perché uso le tavolette, e quindi posso tranquillamente utilizzare anche questo tipo di prodotto. E adesso andiamo a utilizzarlo insieme. Si agita bene e si applica il prodotto sulla superficie a piccoli spruzzi, e a distanza di 20 cm puoi passare un panno morbido. Ok, proviamo. Il profumo è molto buono. Il profumo mi piace, e mi piace anche come rimane il piano, rimane bello lucido, liscio, e c'è questo profumo buonissimo, quindi direi che per il piano della mia cucina ho trovato un buon prodotto. Buongiorno amici. Ciao ragazzi. Allora, per noi oggi è sabato e non so quando pubblicherò questo video, appena riuscirò. Comunque stiamo andando a Torino per il controllo del neo di Sammy, o per gli amici Semolino, perché ha questo neo sul naso e quindi bisogna controllarglielo, e noi glielo guardiamo circa ogni 6 mesi da questa dottoressa molto brava, e quindi oggi andiamo a vedere, speriamo che vada tutto bene e che sia sempre uguale. Così ne approfittiamo, facciamo anche un giretto. Facciamo un giretto a Torino e poi vi facciamo sapere dopo che siamo usciti dalla clinica. A dopo. Allora ragazzi, siamo usciti adesso dalla veterinaria, tutto ok, Semolino sta bene, il neo è sempre uguale, spero che mi sentite. E l'unica cosa, dovremo poi, quando farà la prossima pulizia dei denti, facciamo che toglierglielo, perché comunque è sempre un neo e potrebbe essere che a lungo andare magari si può anche modificare, un po' come, no, come noi, per sicurezza magari meglio toglierlo, quindi a posto. Adesso invece siamo arrivati a Stupinigi, stiamo andando alla fiera dei fiori che c'è, dovrebbe essere molto carina, se riesco faccio qualche ripresa.
Allora ragazzi, siamo tornati a casa, ovviamente siamo passati dall'IKEA visto che eravamo lì a Torino. Era lì vicino. E mi serviva una lampada per la scrivania, perché quella che ho è troppo ingombrante. Allora abbiamo preso questa, la Broom Beige. Come si dice? Broom Beige. Broom Beige. Ok. E questa qua è carina perché ha sia il portatelefono che il portapenne incorporato, piccolina. Invece queste qua sono le piantine grasse che abbiamo comprato a Stupinigi, alla fiera dei fiori. Allora, abbiamo preso un pezzo che mancava della lampada che abbiamo comprato da IKEA. Facciamo vedere. Adesso l'ho trovato da allora, un negozio. Perché questa lampada dell'IKEA, ci siamo accorti a casa che ha l'innesto così, la presa C dei caricabatterie. Allora, visto che è attaccata al computer, potete comprare un adattatore USB, quindi prendete l'USB che va dentro il computer con l'uscita C, così almeno la collegate al computer, così avete la vostra lampada. Questa lampada qua è bella perché c'è il pezzo da mettere su il cellulare, questo da appendere le cuffie, cioè ce l'avete quelle cuffie che si usano adesso di nuovo come negli anni 80, il portapenne e anche il portatelefono. Sì, e poi allora avete due pulsantini touch, il primo serve per accenderla, quindi l'accendete, e per impostare la luminosità. Ok, vado a sostituirla, quindi metto questa, poi faccio sul filo perché questa qua, essendo anche più piccola, occupa anche meno spazio. Così tolgo il portapenne e utilizzo solo questa. Eccola qua. Così ho eliminato il portapenne, ho recuperato un po' più di spazio. Mi dispiace per il colore perché c'era solo questo colore qua. E se fosse stata bianca sarebbe stata carino, anche sul rosa magari. E qua, se volete. Lì ci puoi appoggiare il telefono. E quindi, e poi puoi anche allungarla, piegare un po' la direzione della luce. Come vuoi. Carina, questa qua è costata 18 euro. 18 euro a IKEA. È pratica, appunto. A me piace il fatto che ha il portapenne, così ho recuperato dello spazio sulla scrivania. Ho la scrivania molto seria, io una nuvoletta. Che anche quella si accende, quella è troppo carina, quella da Tiger. Poi ho preso quel mobiletto lì con tutti i cassettini che ci ho messo dentro le cosine della scrivania, come lo scotch, evidenziatori. E poi ho il poggia polsi, così non mi viene male al polso. Direi che è tutto carino. Bella, bella anche la luce, dai, carina. Allora ragazzi, mi sono messa qua per grattare un po' questa panchetta che mi hanno dato. La voglio sistemare, quindi vado a grattarla un po'. Ho già la mascherina e gli occhiali, e poi dopo, una volta che l'ho grattata un po', vado a verniciarla con la bomboletta che ho comprato. Quindi cominciamo. Allora ragazzi, adesso che ho grattato un po' la panchetta, l'ho spolverata, andiamo a mettere su questa bomboletta. Passiamo questa bomboletta color salvia, dovrebbe essere color salvia, e poi la lasciamo asciugare. Quando poi prepareremo i vasetti con le piante grasse, andremo a posizionarle sopra. Allora ragazzi, spero che mi sentiate perché siamo fuori, ma stanno facendo dei lavori, stanno tagliando l'erba, quindi c'è un po' di caos. E comunque adesso abbiamo queste piantine che abbiamo comprato ieri, abbiamo preso dei vasetti, poi vi faccio vedere bene. Ora trapiantiamo le piantine
e poi andiamo a posizionarle su quella panchina che abbiamo sistemato. Allora mettiamo prima una base di argilla in modo che drena un po' l'acqua e poi la terra e le piantine. È un'operazione delicata. Sì, perché mi pianterò 10.000 spine. Vediamo sotto. Là. Poi ho usato una mascherina di quelle un po' spesse, quelle che usi per verniciare. E qua ci mettiamo quale delle due? Questa viola. Questa qua non ha spine. Quella lì no, però è molto molto delicata quella, Molto delicata. Un bacino la piantina. Poi gli ho detto a Stefano, mettiamoci anche un po' di ghiaia perché almeno se piove non schizza la terra su tutto il muro. Giusto? Un po' di sassolini, poi sono anche carini. Poi le piante grasse mi danno proprio l'idea di mare, no? Ok, adesso la posizioniamo lì e poi ci mettiamo, lì volevo metterci poi delle piante che scendono e lì ci mettiamo le piantine grasse. Adesso vi faccio vedere i vasetti. Allora abbiamo trovato questi portavasi che sono tipo, sono di plastica ma sembrano delle cassette e dentro c'è poi il vaso con le piantine. Guardate che carini. Poi metteremo altre piante grasse, per il momento abbiamo queste qui. Ecco l'altro vasetto. E adesso ci mettiamo anche il tocco di classe, se vado a prenderlo. Allora ragazzi, qua ci aggiungiamo delle conchiglie, così sa proprio di mare. Queste qua le abbiamo prese al mare noi quando siamo andati... No, queste qua sono delle marche. Ah, è vero, delle marche. Ma che belle. Ci mettiamo due o tre conchigliette ed è subito mare. Subito estate. Allora ragazzi, Aurora ha finito l'angolino qua. Però guardate. Sì, non c'è ancora tutto però. Ho messo anche degli altri vasetti che avevamo già. Abbiamo rimpinzato la terra, le candele. Bello, mi piace.